Ma ciao, guardate il mio nuovo mixer. Eh no, non è un mixer. Allora ragazzi, oggi parliamo di una cosa della quale, per la quale, con la quale, per cui la quale non sono molto preparato. Oggi parliamo di DMX, che in pratica vuol dire Digital Multiplex. Ancora non state capendo di cosa stiamo parlando? Beh, ma è il controllo delle luci. E come vi ho detto prima, non è un argomento che sono particolarmente preparato, anzi per niente. E come sapete, siccome a me piace fare i video buoni alla prima, ci sono delle cose che ho capito e ci sono delle cose che imparo qui insieme a voi nel video. Perché mi sono accorto che se le cose le imparo io mentre faccio i video, voi le capite meglio. Perché se vengo qua a spiegarvele, magari non passa il messaggio, invece in questo modo funziona meglio. Beh, intanto partiamo dal mixer, che non è un mixer. Questo sembra un mixer, ma serve per controllare le luci. Ma non tutte le luci, ovviamente delle luci che hanno questa presa, questa qui. Eh sì, vi è familiare, sembra quella dei microfoni. Infatti si usano praticamente gli stessi cavi, però lì non ci passa la musica, ci passa il protocollo di comunicazione che dicevamo prima. E quindi si usano cavetti come questi, tac, come quelli dei microfoni praticamente. Ma la cosa più importante è che le luci devono essere predisposte, devono essere luci DMX. Adesso vi faccio vedere un faretto. Eccolo qua, questo è un classico faretto RGB W, cioè c'è anche il bianco. Addirittura c'è una lettera in più che non mi ricordo qual è, quella Wood, quella che fa venire i denti bianchi. Ecco, quella. E insomma è un faretto da 100 watt. E come potete vedere qua, abbiamo l'attacco DMX. Quindi questo faretto, o par, come volete chiamarlo voi, si chiama par, perché si chiama par, può andare per i fatti suoi e fare luci a caso, oppure possiamo comandarlo noi con il nostro controller. Bene, cos'è che andiamo a vedere in questo video? Andiamo a collegare questo faretto a questo controller, ma non soltanto. Adesso vi faccio vedere due mie cuccioline. Eccole! Questa è una testolina mobile, di quelle un po' cinesi economiche, ma vanno talmente bene, poi io ci sono affezionato. Gli devo dare un nome. E anche esse hanno la connessione DMX, quindi proverò a farla funzionare con il controller, anche lei. Ma procediamo con ordine. Il controller. Allora, ripeto, non sono particolarmente preparato. Onestamente, ci ho dovuto studiare un attimo per riuscire a fare questo video. Però è un mondo che mi affascina, perché non so se siete mai andati in un grande spettacolo. Ci sono tutti questi luci che si muovono praticamente a tempo, o comunque in modo sinuoso. Beh, si fa con questi protocolli. Ovviamente non con questa centralina, che ovviamente può fare quattro cose. Si fa con dei programmi molto più complessi. Ma non ne parliamo in questo video. Intanto cerchiamo di capirci almeno le basi grazie a questo controller. Comunque questo controller lo trovate facilmente ed è abbastanza economico, trovate il link in descrizione. Bene, allora cerco di essere chiaro. Qui abbiamo degli slide con vari livelli di regolazione. Ogni strumento DMX ha i suoi canali, quindi questo controller con i vari canali comunica con le varie luci. Questo controller per esempio ne comanda 8 e grazie a questo switch altri 8, quindi 16 canali che possiamo abbinare al faro. Tutto moltiplicato per 12, quindi abbiamo un fracco di canali. 16 per 12, quanto fa? 192. Quindi abbiamo 192 possibilità di dare istruzioni. Allora seguitemi attentamente, perché anch'io all'inizio non riuscivo a capire come diavolo funzionava. Ogni faretto, bisogna guardare il proprio manuale, utilizza un tot di canali. Facciamo finta 8. Questo magari regola il colore verde, questo il giallo, questo il rosso o cose del genere. Oppure per le teste mobili, questa va su e giù, questo a destra a sinistra e queste accende le luci. In ogni faretto troviamo un display. Oltre alle varie funzioni, quelle automatizzate, trovate la possibilità di dirgli stai in ascolto dal canale 1 in avanti. Magari la testa mobile gli diciamo stai in ascolto dal canale 17 in avanti. Se abbiamo un'altra cosa, gli diciamo stai in ascolto dal canale X in avanti. Perché dobbiamo fare questa operazione? Per far sì di poter pilotare i faretti in modo separato. Ma se vogliamo pilotare i par tutti uguali, possiamo anche dirgli a tutti quanti parti dall'uno in avanti. Lo so, non è una cosa facilissima da capire al volo. In pratica, se io devo parlare con una persona, non devo parlare con un'altra, quindi parlo direttamente a te. Se devo parlare a lui, parlo a lui. Se devo parlare a lui, parlo a lui. Quindi ognuno il proprio canale. Oppure se tutti devono ascoltare la stessa cosa, gli dico di mettersi tutti sullo stesso canale. È un po' come sintonizzare la radio. Se tutti vogliamo ascoltare Radio DJ, ci mettiamo tutti sulla stessa frequenza. Ma se io voglio ascoltare 105 e tu Radio DJ, ci mettiamo su due frequenze diverse. Sono riuscito a farmi capire? Lo spero tanto, se no non riusciamo ad andare avanti. Come si fa a collegarli? Come ho detto prima, con un cavetto come questo. E tutti i fari hanno ingresso e uscita. Quindi in pratica ci dobbiamo procurare un po' di cavetti di questi qua corti. Così riusciamo a fare il ponte fra tutti i fari, anche più di uno. Bene, bando alle ciance, cerchiamo di far funzionare questi due cosi DMX. Quindi controller, uscita, ingresso. E l'uscita del faretto all'ingresso della testolina. Non ci rimane nient'altro che alimentare intanto il faro.
cavo collegato, puff. Adesso qua abbiamo il suo bel menu. Di solito con il pulsante up e down abbiamo varie voci. Quello che dobbiamo cercare in questo caso di questo faretto è l'address. Entriamo e siamo nell'address 1. Quindi vuol dire che lui da qui in avanti è in ascolto dal canale 1 in avanti. Ogni faretto c'ha il suo manuale. Quindi sul manuale vi dirà cosa servirà il canale 1, 2, 3, 4, 5 e via dicendo. Io so già che questo occupa 10 canali. C'è scritto sul manuale. Ma onestamente non so cosa fanno. Quindi adesso li vado a vedere insieme a voi. Mi manca solo di alimentare il controller. Si è accesa. Mamma mia, sono tutto sudato. È un video difficile per me. Quando mi sento preparato vado liscio. Qua invece sono teso. Allora, questo LED dell'1 vuol dire che siamo pronti per lavorare sugli 8 canali. Se schiaccio questo vado sul 9, 10, 11 fino a 16. Bene ragazzi, andiamo a scoprire cosa servono le leve. Non lo so nemmeno io. A niente. Non si accende niente. Non andava perché non andava il cavetto. E capita, esattamente come i microfoni. Questo è lo slide dell'intensità. Questo, vediamo, è rosso. È bellissimo. Su qua il verde. Questo è il blu. Sì, blu. Questo è il bianco. Alziamone uno alla volta così capiamo. Bianco, il giallo, il viola e il non va più. E il wood. Quello che fa vedere i denti bianchi. A caccia caldo. Ci si potrebbe abbronzare. Quindi se io voglio fare un bianco, a parte che c'è il bianco giù per i fatti suoi, posso anche alzarli tutti. E il primo è lo slide del volume generale. L'ultimo, adesso lo metto tutto sul blu, sono gli effetti. Vediamo, eh? No, non lo so. Proviamo sul canale 9-10. Eccolo qua. Lo strobo. È il suo canale 10. Va bene, spegniamo tutti i canali. Quindi cosa è successo? All'interno di questo cavo sono passate le istruzioni che il faretto ha capito e si è comportato secondo le istruzioni che ha dato il controller. Col controller ho potuto regolare il verde, il rosso, il blu, eccetera eccetera. Ovviamente stiamo parlando del DMX base, con le cose che si fanno a mano. Queste non sono le cose automatiche, era giusto per capire il protocollo. Il controller controlla qualsiasi cosa tramite il DMX. Potrebbe essere una macchina del fumo, potrebbe essere un faro che si accende e si spegne, potrebbe essere un sacco di cose. Ogni oggetto ha il suo manuale e ti dice: al canale 1 succede questo, al canale 2 succede questo, al canale 3 succede quest'altro. Bene, ma adesso proviamo la testolina mobile. Vediamo se riesco a invertire i cosi. Ce l'ho fatta. Andiamo a alimentare anche la testolina. Lei fa un po' di casino, c'ha la ventolina. Vedete qua? C'è scritto address 1 e non va bene, perché l'address 1 è impegnato da questo faro. Voglio tenere separato le due cose. Quindi cosa facciamo? Decido che questa ha occupato 16 canali. Magari ne usa meno, ma non fa niente per non creare confusione. Useremo questo moltiplicatore per andare avanti dal 17 in avanti. Quindi questo address diventa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Enter. Quando metti giù, esker, schiaccia. Ora lui è in ascolto dal canale 17 in avanti. Anche di questo non so quanti canali occupa. Facciamo finta che ne occupiamo altri 16. I primi 16 impegnati da questi, gli altri 16 impegnati da questa. Questo l'abbiamo attivato per utilizzare i primi 16. Adesso attiviamo questo. Possiamo anche spegnere questo per non fare confusione. In questo momento andiamo a scoprire cosa servono i vari canali. Canale 1. Fantastico. Regolazione continua. Cioè, muovo qui. Poco. Poco. Io sono un po' dislessico, non mi ricordo qual è il tilt e qual è il pan. Comunque gira a destra a sinistra con questo. E questo, fatemi indovinare. Sono un genio, eh? Sono un genio? Ha detto di sì. Comunque questo mi pare che è il tilt. Possiamo anche dirgli: vai di qui e guarda me. Ma ciao. Nell'altro il primo cursore era l'intensità delle luci. Quindi questa è l'intensità, che da metà in avanti diventa strobo. Non chiedetemi perché, funziona così. Quindi abbiamo il rosso, il verde, il blu. Gli altri cosa fanno? Ah, il bianco, figo. E questo qua, oltre la metà, diventa strobo. Guardate, eh. Impazzisce la telecamera. Ma ecco la seconda testa. Ci vogliamo divertire? Vogliamo far andare anche questa qui? Attacchiamola. Tac. Anche lui è sull'address 1. Adesso lo metto allo stesso address di questo, il 17. Giusto per farvi vedere come si muovono insieme all'unisono. Address 17. Enter. Enterocolite mi sta venendo. Avete visto? Si muovono insieme. Avete capito il motivo? Spero che si senta con sto rumore di ventole. Tutte e due sono sugli stessi canali. Ovviamente le istruzioni del controller arriva a tutte e due e fanno tutte e due la stessa cosa. Accendiamo le luci, rosso tutte e due, verde tutte e due, eccetera eccetera. Muoviamo. È bellissimo. Quindi questo moltiplicatore ci permette di manovrare le cose. Sul 2 mi trovo le teste mobili e sull'1
Mi trovo il faretto, riaccendiamolo, vediamo, fai bravo, che non mi ricordo già più. Ecco, poi spengo uno, accendo due e accendo le testoline. E poi se abbiamo fatto qualche guaio c'è il blackout. Toc, tutto spento. Ah, c'è un evento che andava una manetta. Spero che si senta qualcosa in questo video, non lo so. È bella la storia qui, però qua ci stiamo riempiendo di cavi. No ragazzi, adesso vi faccio vedere una chicca molto interessante. Questa. Questi sono praticamente dei cavi wireless. Questi vi permettono di collegare i faretti lontano, alimentarli soltanto con il cavo della corrente e tirare un cavo virtuale fra il controller e il faretto. Io non li ho mai provati, quindi li provo insieme a voi e non sono neanche sicuro che funzioni. Ma questo ci permette di staccare il cavo da qua, tac, e attaccare questo. Eccolo qua, antennina. E questo che usciva dal controller lo stacco e lo attacco qui. Adesso sono wireless. Beep, beep. Se tutto ha funzionato alla perfezione, teoricamente adesso riesco a comandarle nonostante non c'ho il cavo. Via. Vediamo se è così. Luce 1. Via. Allarghiamo un po'. Verde, giallo. È tutto wireless, vedete? Qua c'è solo l'antenna. Non ho idea di quanto tiri lontano questo coso wireless. Non c'è scritto. E se io ne ho un altro, posso far funzionare altre cose. Voglio dire, mettiamo che queste teste mobili stanno per terra. Questo sta su un'americana. E altri fari stanno altre da qualche altra parte. Ne attacchiamo un altro. Quindi questa antennina qui si collega anche con un altro. Volete vedere come funziona? Adesso vi faccio vedere un mini impianto luci che c'ho. Eccolo, questo me lo porto in giro. È un accrocchio piuttosto economico che uso quando i locali non hanno le luci. Ma sorvoliamo su questo argomento. Questo lo posso attaccare per esempio a questo faretto qui, qua dietro. Tac. E ora lui è in grado di ricevere il segnale del mio controller DMX. Sia questa catena che è collegato con la sua antennina e fra di loro con i cavi, che questo faro che se voglio con altri cavi posso collegare in catena tutti gli altri. Su quale canale ne mettiamo questi qui? Direi di andare avanti. Andrei con i prossimi 16. Quindi dal 33 in su. 33, enter. Enter, esche. Teoricamente adesso lo posso comandare. Devo andare sul gruppo 3, cioè la terza replica di 16 canali. Oh, ecco. Sto dando la scoperta a caso, eh. Alzo tutti, faccio prima. E in effetti di questo non ho il manuale, quindi non ho proprio idea di come funziona. Ah, questo è lo strobo, ok. E i colori? Il blu, il verde e il rosso. Ah sì, ecco, con questo regoli il giochino di luci. Praticamente ogni faretto c'ha la sua. Vuol dire che dovete guardare il manuale del faretto, del pad, della testa mobile e sapere cosa corrisponde il canale. Se fa la luce verde, rossa, blu, se muove la testa, se fa i giochi di luci. Quella là, per esempio, sta facendo tutto in automatico. Bene ragazzi, ho liberato un po' il tavolo, perché adesso tentiamo di spiegare qualcosa di un po' più complesso. Per ora abbiamo capito che i canali comandano le cose e le cose ubbidiscono i canali. Però ovviamente non è che alla sera uno lo mettete lì e si mette tutto il giorno a fare tutta sta roba. Che noia, che barba. No, si possono creare dei programmi. Adesso cercherò di spiegarvelo. Tutto quello che facciamo qua è possibile memorizzarlo. Infatti qua abbiamo delle scene. Cosa sono le scene? Praticamente possiamo dire alla testolina di eseguire un movimento. Sempre quello, tipo va su, verde, gira di qua, rosso, va su, bianco, torna in giù, si spegne. Come si fa? Si memorizzano i passaggi. Usiamo i cursori, memorizziamo i passaggi e poi ci creiamo un loop. Abbiamo detto, voglio che si alzi e diventi verde. Eccolo qua. Tengo pigiato il pulsante programmazione, mi lampeggia il leddino qui, schiaccio aggiungi e gli dico non metterlo nella scena 1. Avete visto il lampeggio? Vuol dire che ha memorizzato la funzione. A questo punto possiamo continuare. Si gira di qua e diventa blu. Aggiungi scena 2, memorizzata. Adesso vai su in alto e diventa bianco. Aggiungi scena 3. Vogliamo tornare giù, tutto spento. Aggiungi scena 4. A questo punto possiamo uscire dalla programmazione. Tengo pigiato, uscito. Vediamo se ha funzionato. Scena 1, verde. Scena 2, blu. Scena 3, bianco. Scena 4, spento. Posso anche saltare la scena 3. O la 2 direttamente, alla 4, alla 1, alla 2. Bene, e non devo più smanettare più di tanto. C'ho queste funzioni qua. L'ho fatta impazzire. Anche schiacciare sempre questi tasti, dopo un po' ci sono per le balle. Quindi possiamo anche automatizzare questo giro qua. Ci viene in aiuto questo tasto, auto. Guardate. Puff. E con questi cursori possiamo regolare la velocità. Forse è un po' veloce, vediamo. È una testa piuttosto lenta, se io l'accelero troppo non capisce più niente. Guardate qua. Blackout.
spegniti proprio. Ragazzi, queste sono le basi del DMX. Della verità, le ho imparate mentre stavo facendo il video, mentre stavo girando. Ci ho piegato un sacco di tempo, a voi sembra magari 10 minuti, 5, non lo so, ma l'ho dovuto studiare un po' alla volta insieme a voi. Però è un mondo molto affascinante e ho paura di entrarci troppo, perché secondo me è un mondo vastissimo e fighissimo, perché si possono fare un sacco di cose. Adesso ve ne ho fatto vedere una molto semplice. Provate a immaginare, invece di fare un programma, magari non usare questo controller, ma usare dei software. In effetti esistono dei software dove attacchi questo alla presa USB con l'adattatore, ovviamente, che ti permettono di programmare queste cose molto meglio che non questa. Questa ci serviva giusto per capire le basi. Io onestamente queste le lascio sempre in automatico, perché poi dopo un po' chi se ne frega. Però provate a immaginare qualcosa di molto più importante. Si possono fare dei programmi bellissimi. Su questo argomento del DMX ci voglio tornare, perché nei video precedenti abbiamo visto l'FLX10 che aveva l'uscita DMX, ma anche di quello non ho mai fatto nessun test. Quindi voglio provare ad attaccarci ancora questi faretti e poi vedere cosa manda fuori il segnale di Rekordbox, perché è tutto integrato nella console, quindi potremo anche cambiare le luci mentre sta andando la musica, ma non ho proprio idea di come si comporta. Quindi chiamerò il mio amico Gabu. Vieni Gabu, sì, e proviamo a fare qualche esperimento DMX ma con la console. Bene, per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi, cliccate sulla campanellina, mettete un mi piace e soprattutto commentate, e mi dispiace per tutti quelli che sono esperti di DMX. Io ci ho capito qualcosa giusto poche ore fa. Bellissimo. Devo fargli fare qualcosa di più intelligente. Ciao a tutti. Enter.